Se il super ciclo di Bitcoin è iniziato, è possibile che la bull run in corso possa esaurirsi prima del tempo? E l'alt season? Questa è una grande bel, bella domanda. Però, che cosa intendi per esaurirsi prima del tempo? Perché allora, qua bisogna fare una distinzione. Primo, se noi prendiamo come riferimento gli anni passati, i cicli passati, allora dobbiamo immaginare che eh, la bull run debba esaurirsi a fine dell'anno successivo a quello dell'halving. quindi l'halving è il 2024, quindi sarebbe a fine 2025. Se il super ciclo di Bitcoin è già iniziato, cioè prima dell'halving, mentre le altre volte i il, le bull run sono sempre iniziate mesi dopo l'albing, è sì che la bull run potrebbe esaurirsi prima rispetto ai cicli precedenti, però attenzione perché. In tutti i cicli precedenti la Burlan è durata 12 mesi. Quindi, se noi prendiamo come inizio di questa Burlang ottobre 2023, perché è iniziata a ottobre 2023, se si concludesse a novembre 2024, sarebbe durata 12 mesi. Quindi in quel caso non si sarebbe esaurita prima del tempo. Ma vi dirò di più, se invece, al posto che esserci un classico ciclo, c'è cioè un super ciclo, cioè di durata maggiore e di ampiezza più lunga. La bull run in corso potrebbe non esaurirsi prima del tempo, cioè noi potremmo anche essere di fronte a un super ciclo che, al posto che fare una bull run di un anno, fa una bull run di due anni. Perché? Perché si stima che gli ETF su Bitcoin porteranno nuovi afflussi di capitale su Bitcoin per circa due anni. È una stima, ok? Quindi è difficile che gli ETF esauriscano. L'afflusso di nuovi capitali su Bitcoin nel corso del 2024 è più probabile che eh, questi nuovi afflussi vadano avanti anche nel 2025. Quindi il super ciclo sarebbe una bull run partita un anno prima e di durata doppia. Quindi alla fine potrebbe comunque esaurirsi a fine 2025. Noi, però, in questo momento, sebbene possiamo fare l'ipotesi del super ciclo assolutamente, non abbiamo nessuna conferma. Cioè, eh, mentre eh, nei cicli passati era evidente che non c'era nessun, nessun superciclo, c'era il normalissimo ciclo di Bitcoin con la normalissima Bullard post postal di 12 mesi, stavolta invece, pur non sapendo se realmente c'è un superciclo o no, possiamo però ipotizzare che ci sia. Anzi, vi dirò di più, siamo in una tale anomalia rispetto al, alla, alle scorse eh, Bullshare, agli scorsi cicli, che sembra più probabile che quello in atto sia un super ciclo che non un ciclo normale, perché sicuramente non è un ciclo normale, però qua il, il vero punto è se la bulldog durerà solo 12 mesi, tra virgolette solo, come quelle passate, o se stavolta durerà due anni a causa del super ciclo. Eh, questa cosa purtroppo non si può sapere, c'è da dire che però eh, probabilmente nel corso dei mesi capiremo molto di più di come si eh, evolve, eh, anche se molto, molto dipenderà da cosa accadrà a fine anno. Perché se a fine anno si chiuderà una bullrun di un anno, allora noi a dicembre o già agli inizi di tempo, o nella seconda metà di dicembre, vedremo sgonfiarsi la bolla, ma se invece dovesse andare avanti per due anni, noi potremmo invece vedere... A dicembre 2024 il prezzo continuare a salire perché in genere le bolle eh, sulla telebullana di Bitcoin quando partono a fine anno eh, a, a dicembre e a gennaio, fa, eh, fino a, a, ai primi di gennaio, fanno. Registrare una salita, mentre invece se si sgonfia la bolla, la bolla si sgonfia già almeno nella seconda metà di dicembre, se non già anche nella prima. Quindi, probabilmente sarà dicembre il mese in cui capiremo se siamo in un superciclo oppure no. Purtroppo, non so se prima potremo eh, capirlo, a meno che non ci sia una burra pazzesca cioè se il prezzo di bitcoin dovesse salire a 150.000 dollari ma la butto lì eh, cioè proprio non è un, né una una previsione di una stima è proprio una sparata se dovesse andare a 150.000 dollari entro cioè prima di fine anno quindi che ne so eh, prima dell'alving oppure a, a luglio o agosto sono ipotesi su un po' difficilotte, ok? Eh? Poco probabile, ma in quel caso sa sapremo già che siamo in un super Tuttavia, Però questa è un'evenienza io darei piuttosto poco probabile. Vedremo, ok?